Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sto tenendo questo cerchietto addosso perché così sarete più concentrati su questa cosa piuttosto che sulla mia faccia, che è bellissima. Allora, io devo dire, io sopporto pochissimo il caldo. Infatti da quando sono tornata in Italia ho un cattivo rapporto con la temperatura, onestamente, perché quando torni da paesi in cui fa troppo freddo e torni subito in questo caldo, con questi 25 gradi, muori. Ecco, perfetto. Quindi io in questo momento sto avendo veramente un rapporto molto difficile con la temperatura e anche col mio sopracciglio. Quindi, sì, c'è sempre una vecchia, tipo cammino per strada e al momento sono tipo, oh mio Dio, sto per morire. Quindi però oggi non parlerò del caldo, non parlerò del clima, non parlerò di queste cose. Oggi ho deciso di parlare della mia esperienza come volontaria alla convention di Supernatural, che è stata circa 2 settimane fa, quindi prima che io partissi per l'Italia. Allora, l'altro giorno ho ricevuto finalmente la mia foto, la foto che ho fatto con Misha, Collins e Mark Pellegrino, che ovviamente è come la foto del video che avete visto, l'ho messa anche su Instagram, quindi se volete andare a seguirmi su Instagram e vedere tutte le boiate che pubblico, soprattutto ora che sono in Italia, vedrete solo foto di me che beve il prosecco. Comunque, ho deciso di fare questo video su questa mia esperienza perché comunque è stata una bellissima esperienza. Dopo 50 anni che seguo la serie TV Supernatural ho visto finalmente il cast, però non l'ho visto da fan, perché io ho lavorato alla convention. Allora, prima di partire ovviamente non posso pretendere che tutti conoscano Supernatural, però comunque è una serie che ormai va avanti da anni, cioè sta finendo la 13ª stagione e sta cominciando la 14ª a ottobre, comincerà, è stata rinnovata, quindi potete immaginare che ormai è un bel po' che questa serie va avanti. Secondo me ormai la gente la conosce un po' per modo di dire, altri la seguono, altri l'hanno seguita e l'hanno mollata, perché vabbè, perché comunque le serie che hanno così tante, le serie che hanno così tante stagioni a una certa fanno un po' di flop, mettiamola così. Ci sono stagioni che sono meno belle delle altre, ma io comunque non ho mai mollato, perché comunque Supernatural rimane comunque una delle mie serie preferite. Quindi ho deciso di fare questo video appunto su questa mia esperienza. Allora, prima di tutto io seguo Supernatural tipo 10 anni. Cioè, loro fanno anche la convention a Roma, che si chiama Just in Bellum, roba del genere, e io non sono mai andata per motivi di povertà principalmente. Però alcune volte in cui sono venuti, una volta ero in Erasmus e non sono andata, un'altra volta stavo lavorando e non sono andata, un'altra volta ero già in Canada, quindi capite. Supernatural solitamente fanno convention in America, perché giustamente essendo una serie tipo americana che però è filmata in Canada, fanno un sacco di convention in America, però ne fanno anche in Canada, e solitamente lo fanno a Toronto o a Vancouver, anzi tutte e due le fanno. Quest'anno hanno deciso di farla a Montreal come prova, per vedere come andrà, come sarà accolta e questo genere di cose. Allora, cosa è successo? Che io l'anno scorso un mio amico mi ha taggato su questo evento e mi ha detto: guarda, c'è caso Supernatural che viene a Montreal, è la tua occasione, perché infatti io dicevo mi piace Supernatural ma non li ho mai visti, vabbè, insomma. E io ho detto, beh, sì, fico, vengono a Montreal, ci vado. Poi ho visto i prezzi ed ero tipo, il mio animo da poraccia non ce la fa. Quindi avevo tipo, insomma si vedrà, perché sì. Quindi avevo detto, vabbè, ok, ho un lavoro, quindi per carità si può anche fare, però... Allora, per 3 giorni, se volevi fare il gold, perché onestamente andare a una convention e fare il biglietto meno costoso è... non conviene, perché non vedi niente. Io ho già visto questa convention che non c'era neanche così tanta gente come magari a Toronto, alla convention di Toronto, che mi hanno detto che c'erano tipo il triplo della gente che c'era a Montreal. Se assistevi tipo ai panel dove c'erano gli attori sullo stage che parlavano, rispondevano alle domande, vi giuro non vedevate niente. Quindi tipo quelli che hanno preso il gold, appunto, che è il ticket più fico che esista, era $1500 per 3 giorni, che avevi, ok, avevi panel tipo in prima fila, avevi gli autografi degli attori, però le foto comunque le dovevi comprare a parte. E le foto, io quando ho visto i prezzi ero tipo, oh mio Dio, cioè lo sapevo già, però comunque sei un po' sconvolta da queste cose. Però dopo ho visto che cercavano volontari per la convention e ho detto, la mia occasione, vado a fare la poraccia, perché farò la volontaria, lavorerò, però allo stesso tempo questo mi darà l'occasione di vedere gli attori, anche se magari da lontano, comunque di vederli. Bene, ho fatto
ho mandato un'email dove appunto ho compilato tutte le cose, tipo bla bla bla. A mio parere mi hanno presa più che altro perché io non ho esperienza nelle convention, c'era tanta gente che ha lavorato con me che aveva già esperienza. Secondo me mi hanno presa per il fatto che parlassi francese e inglese. Essendo una compagnia americana, sono arrivati a Montreal e nessuno parlava francese e c'era tanta gente che parlava francese alla convention, c'erano tanti adolescenti che arrivavano e dicevano ah, bonjour! E già tipo tutta la gente che lavorava era tipo Doina, dove sei? Vieni qua. Ecco, quindi secondo me mi hanno presa per quello più che altro. Però vabbè, io ero contenta, ero tipo ehi, quindi questo l'ho saputo ancora lo scorso luglio. Quest'anno, poco prima della convention, ci hanno inviato un'email con gli orari per andare, bla 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 bla, e si è scoperto che ci avrebbero pagati. E io ero tipo, e sti cazzi. E ho detto, vabbè, a me cosa cambia? Io sono contenta se mi pagano, per carità. Quindi comunque per 3 giorni ci hanno pagato bene, nel senso per essere una convention che comunque, dove eravamo comunque abbastanza, tanti volontari per modo di dire, comunque hanno pagato bene, non dico che sono diventata ricca in 2 secondi, però comunque per 3 giorni di lavoro, che comunque c'erano delle ore in cui veramente non facevamo niente, tipo le ore in cui la gente assisteva ai panel o andava a fare le foto, io che lavoravo alla reception non facevo un cacchio, cioè onestamente. Quindi ero contenta e poi ci hanno addirittura dato tipo 2,50% di sconto che potevamo usare o sulla merce, oppure sulle foto con gli attori. Però questo 50% di sconto era un po' tricky, perché ovviamente non ti dava 50% su tutti gli attori, ma c'erano delle scelte. Giustamente avevano messo in mezzo attori tipo non proprio, non hanno messo tipo il cast principale, tipo Jensen e Jared, per chi conosce magari Supernatural, sono Jared Padalecki, che ha fatto anche Una mamma per amica, quindi insomma se conoscete Una mamma per amica lo conoscete, e Jensen, ovviamente quelli là non erano inclusi. Jensen era già sold out quando è iniziata la convention, io che ho iniziato venerdì a lavorare, che la convention era venerdì, sabato e domenica. Venerdì era già sold out e c'era solo Jared, quindi ho detto vabbè, cioè no. Poi ho visto che tra i nostri 50% di sconto c'era la foto con Mark Pellegrino e con Misha Collins. Misha Collins nella serie TV fa Castiel, che è un angelo, e Mark Pellegrino fa Lucifer. Insomma, io mi sono fatta la foto col diavolo e l'angelo, per modo, cioè proprio detta così. Però Mark Pellegrino, per chi conoscesse Lost, per chi fosse fan di Lost, ha fatto Jacob. Infatti il mio ragazzo era gelosissimo perché lui adora Lost, è una delle tipo serie tipo che ha amato di più, e gli piaceva tanto il personaggio di Jacob. Mi fa, tu ti sei fatto la foto con Jacob? Sì. E insomma ho fatto la foto a questa qua. Allora vi dico, la questione della foto, posso dire, cioè io sono arrivata che vedevo tutte queste ragazzine, comunque 15-16 anni, io ne ho 25, capisci che posso chiamarle ragazzine perché io sono vecchia, che erano tipo, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, che tipo, erano, che stavano per svenire, a momenti c'era gente che usciva piangendo, e ero tipo, ok, però ero tipo, chill, cioè, io sono una persona adulta, non è che qua adesso vedo gli attori e mi impappino, oh mio Dio, vi giuro, sono arrivata a fare la foto ed ero tipo, hi guys, vi giuro. Non sono neanche riuscita a dire la posa che volevo, perché io volevo tipo il sandwich hug, tipo siccome era con 2 persone soltanto puoi chiedere dai abbracciamoci tutti insieme appassionatamente, non sono riuscita a spicciare parola e mi sono pentita tantissimo di questa cosa, perché io volevo un sandwich hug. Però in realtà alla fine la foto è venuta bene, io non c'ho una faccia da pesce lesso, però la foto è venuta benissimo, quindi sono contenta. La foto solitamente te la stampano, quindi tipo, la stampano sul posto, poi se vuoi il formato digitale, abbiamo inviato un'email al fotografo che ce l'ha inviata dopo una settimana, anzi dopo quasi 2 settimane onestamente, però ce l'ha inviata alla fine, quindi l'ho già messa dappertutto, Twitter, Instagram, Facebook, ovunque l'ho messa, però sparirà presto da Facebook almeno come fotoprofilo, perché è terribile la mia faccia, cioè la mia faccia è proprio a pesce lesso, però vi giuro non sono riuscita a spicciare parola. Poi ero tipo, siete così belli, siete proprio così belli. Però grazie ai panel, grazie alle foto, grazie agli autografi, tutte quelle cose là, perché alla fine io lavoravo alla registration, tipo la gente che veniva per registrarsi per entrare alla fiera, ho comunque visto tutti gli attori, tutti quanti. La cosa era che noi lavorandoci non potevamo parlare con gli attori, nel senso se camminavamo una certa tipo, boh, in una sala e vedevamo l'attore che passava, non potevamo dire, oh my god, no. Non dovevamo fare niente, cioè è stata una cosa abbastanza, non dico difficile, perché comunque gli attori li ho visti e non dico di averli visti, non dico di averli toccati, robe del genere, però li ho visti comunque abbastanza da vicini. Però siccome mi hanno detto non puoi, tipo al massimo, infatti mi ricordo che ho salutato un attore, ho detto solo ciao e sono venuti a farmi una testa così, tipo non puoi parlare con gli attori, non devi, e io tipo
Ok, però a mio parere è stata una cosa un po' esagerata perché non credo che con gli attori siano così VIP, nel senso che non si comportano così da deficienti, da dire questa plebea mi ha parlato, cioè alla fine comunque facevamo parte del team di quelli che lavoravano appunto alla convention. Onestamente gli attori mi sono sembrati davvero dolcissimi. Vi giuro, ho visto quasi tutti, perché chi ha seguito Supernatural sa benissimo che ci sono un migliaio di attori lì dentro. C'è gente che è arrivata un po' dopo le stagioni, c'è gente che dopo non c'è più perché vabbè. Quindi diciamo che si sono rivelati tutti dolcissimi, bellissimi. Io sono molto contenta di aver fatto questa esperienza, vi dico. Sono state 3 giorni abbastanza impegnative, soprattutto la domenica, che è stato il giorno di Jensen e Jared, che sono, vabbè, i protagonisti, quindi c'era tanta più gente, tantissima più gente. Ogni volta che loro uscivano sullo stage a fare panel, tutti erano. Però ovviamente tutto è stato bellissimo, ho adorato veramente ogni cosa. Mi hanno detto che se voglio partecipare alle altre convention, cioè lavorare alle altre convention, ciao Cicina, posso iscrivere direttamente io in mail e loro mi prenderanno. Però ovviamente Vancouver è già questo ottobre, non posso permettermi di andare a Vancouver questo ottobre. Però l'anno prossimo c'è quella di Toronto che potrei andare perché ok, sì, è distante, sono 7 ore di macchina, però diciamo che. Qualcuno potrebbe ospitarmi a Toronto, 7 ore, vabbè, te le fai, solo che dipende un po' dal lavoro che avrò, dipende un po' se mi lasceranno al lavoro, perché comunque per andare a fare la fiera venerdì, sabato, domenica ti devi prendere giovedì almeno per farti la strada e lunedì per farti la strada di ritorno. Quindi sì, sono comunque 5 giorni, cioè 3 giorni in realtà che ti prendi perché sabato e domenica è un lavoro normale, non lavori, ecco. Quindi si vedrà, però comunque mi è piaciuto tanto come esperienza, ho lavorato veramente con un team veramente bellissimo, tutti erano gentilissimi. È stata veramente una prima esperienza stupenda, ovviamente ero un po' imbranata il primo giorno perché non sapevo cosa dovevo fare, poi mi hanno spiegato un po' così. Non c'è stato abbastanza training da dire devi fare questo e fare questo, anzi ci chiamano, ah tu devi fare questo, ah ok. A una certa mi sono ritrovata tipo alle foto, ero tipo ok, quindi mi sono tipo vista tutti gli attori mentre facevano le foto, ma loro sono veramente, erano tutti dolcissimi, non dico di aver scambiato 50.000 parole con tutti quanti, però tipo c'è stato un hi, c'è stato un thank you, c'è stato tutte queste robe qua e veramente sono tutti bellissimi, tutti dolcissimi. Quindi, insomma, volevo raccontare un po' questa esperienza, ovviamente per i fan di Supernatural probabilmente sarà molto più interessante. Però per me è stato molto interessante, nonostante sia comunque una serie TV che ormai tanti dicono vabbè, guardi ancora quella serie TV, boom, perché è vecchia. Però allo stesso tempo c'è tanta gente che guarda ancora Grey's Anatomy, che avrà tipo 27 stagioni, ecco. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace per chi non si è sentito incluso in questo video. Ciao Cicina! Guarda, c'ho le orecchie come te. Hai visto le mie orecchie? Mi dispiace perché non si è sentito incluso magari questo video perché non conosce la serie TV, però appunto fare volontariato è bello, soprattutto se alla fine si scopre che ti pagano, ma vabbè no, in realtà nella mia vita io ho fatto volontariato, ho fatto tanto volontariato soprattutto negli anni di liceo, mi sono sempre divertita a fare queste cose, per questo che anche avevo, perché quando mi sono iscritta a questa cosa di volontariato non dovevamo essere pagati, quindi l'ho fatto più che volentieri. Ma please, don't. Ma non sui miei occhiali, però dopo me li paghi. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video che magari includerà più persone. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!